Ragazze, avete chiesto e avete richiesto. Quindi benvenute, ora vi mostro il mio appartamento. Diamo inizio all'home tour. Iscrivetevi cliccando il tasto subscribe qui sotto e passate anche a seguirmi nella mia pagina Instagram che è Elisabetta_Pistoni, dove potete trovare un sacco di ispirazioni per quanto riguarda l'home decor, il lifestyle e anche il fashion. Vi presento quella che è la prima sala, la sala principale del nostro appartamento, che è quella anche che io e Ricky utilizziamo di più. Questo è un appartamento in affitto in centro storico. Abbiamo scelto una casa, un edificio d'epoca, perché io e Riccardo amiamo tantissimo tutto ciò che è d'epoca, che è storico, eccetera. Questa sala, appunto, viene pure Ricky, che ci farà da regista. Innanzitutto è stata tutta ristrutturata, sono state mantenute queste travi bianche d'epoca che vedete e sono state appunto ricolorate tutte quante. Il pavimento invece è una veneziana tipica e anche questo è appunto un pavimento d'epoca. Questa sala è la sala, diciamo, principale, perché appunto è il nostro living e anche il nostro salotto e la nostra sala da pranzo. Questa è l'entrata dalla quale... La Mino è rimasta qui. Questa è l'entrata da cui siete venute. È semplicemente una piccola stanzina dove abbiamo appeso uno specchio qui. Non so se riesce a fare vedere Ricky. Però appunto è l'entrata degli ospiti, noi abbiamo anche una seconda entrata e dopo ve la faccio vedere. Comunque è uno stanzino, niente di che. Questo è il pezzo forte della casa ed è questo tavolo di marmo. Io sognavo un tavolo di marmo da tantissimo tantissimo tempo. Da quanti anni, Ricky? Da quando eravamo a Rockford. Quindi... Esatto, da quando eravamo in America. Questo non è quello originale, che costa tipo 17.000 euro, ma è molto simile, è fatto comunque bene, l'abbiamo ordinato in Toscana. E l'abbiamo ricoperto adesso con una pellicola trasparente perché avevamo paura di rovinarlo, perché purtroppo il marmo assorbe molto, però si vede poco, quindi vabbè, ci sta. Mentre queste poltrone in velluto le abbiamo ordinate su Amazon, le ho pagate tipo 60 euro l'una, ne manca un'altra, sono solo 5, ne vogliamo mettere 6. Appunto, sono comodissime, come vedete un po' tutta la casa ha uno stile nordico con dei dettagli comunque molto classici e vintage. Io adoro il bianco e adoro anche il grigio. Secondo me stavano molto bene assieme. E poi da questa parte abbiamo messo questi quadri qui, che sono tutti di disegno, sono molto semplici, molto minimal, tutti bianchi e neri, insomma mi piacevano molto. Questo c'era anche a Milano, questi non c'era spazio per appenderli a Milano, li abbiamo pesi insomma adesso. Anche queste cose c'erano tutte già a Milano, questa è la mia ex scrivania, questi qua sono tutti complementi arredo IKEA, quindi li trovate da IKEA, sono anche super economici. Questa lampada già c'era a Milano, è una lampada di design, non mi ricordo però il nome del designer, e questo è il nostro angolino piante. Questo è un mini banano, l'abbiamo preso su Flob, se non sbaglio, come sito, e questo non mi ricordo il nome della pianta, anche questa è di Flob Flowers. Ad ogni modo, della maggior parte delle cose di cui vi parlo, vi faccio vedere in questo home tour, vi metto tutti i link possibili nell'info box. Poi, procedendo da questa parte, abbiamo un altro complemento d'arredo di IKEA, anche questo appunto super economico, molto carino, è lo stesso identico che avevamo a Milano, quindi nessuna novità. E la cosa bella di questa casa è il camino. Questo è un camino d'epoca ed è la cosa che ci ha fatto innamorare di questa casa. Non è più funzionante, però noi lo accendiamo ci mettiamo delle candeline, qui c'è una luce che accendiamo la sera per fare un po' di atmosfera, ed è veramente bello, è insomma la cosa più bella secondo me di tutta questa stanza, che è anche la stanza secondo me più bella della casa, più vissuta. Questo specchio di Maison du Monde l'avevamo anche a Milano. E poi vabbè, la novità è il divano, quindi tutta la zona salotto. Ricky, vieni pure
pure di qua. Anche la minue è in tinta con la casa. La minue è in tinta. Si confonde con il tappeto. Esatto. E allora, il divano è nuovo, è di Westwing ed è anche questo in velluto grigio. È un divano L, finalmente abbiamo spazio per un divano L dove ci possiamo sdraiare, ci sta tipo in 5. E anche il tappeto è di Westwing, si chiama Naima se non sbaglio, il tappeto un po' così orientale. I cuscini sono questo di Westwing color verde menta, e poi questo invece è di H&M Home. Il tavolino invece, che adesso dovremo anche ripassare un po', è un regalo di mia mamma, l'ha preso in un mercatino vintage dell'antiquariato per qualcosa come 30 euro. Era originariamente con i vetri scuri ed era nero. Mia mamma l'ha tutto ricolorato, ha fatto fare i vetri su misura trasparenti e l'ha reso un tavolino più contemporaneo. Qui abbiamo alcune riviste che ci piace leggere o comunque che sono carine a livello così di arredamento, perché questo è un po' un coffee table diciamo, ecco. Questi sono altri due quadri di disegno, li abbiamo appoggiati in queste mensoline che abbiamo comprato da Leroy Merlin Chicago, perché come sapete abbiamo vissuto un anno lì, e poi vabbè, travel the world, perché a chi non piace viaggiare. Da questa parte invece c'è, ovviamente non poteva mancare, la stampa dedicata a Parigi, che è la mia città preferita in assoluto. Volevo spendere una parola sulle tende. Questo è il trespolino della Minou, che non è molto estetico, ma la Minou piace tantissimo. Le tende le abbiamo prese tutte quante da Ikea e sono super soddisfatta, perché sono state davvero economiche, 20 euro a tenda, qualcosa del genere, con l'aggiunta dei pali e così via. È stato facile, abbastanza facile metterle, ma soprattutto il colore e il tessuto è fantastico, perché è un tessuto, è un bianco sporco che si sposa benissimo con i bordi, diciamo, dei profili delle finestre e anche con il camino. Non le avrei mai prese grigie perché sarebbe stato too much, era troppo pesante, mentre questo tessuto è un tessuto molto delicato, molto arioso, non so come definirlo, e insomma, stava molto bene, dava molta luce, e la luce passa con senza problemi. Quindi abbiamo fatto le tende così, sia per il salotto che per la camera. E da questa parte invece c'è questa console che già avevamo a Milano, era l'ingresso. La cosa particolare è che ho personalizzato io, i pomelli sono di Zara Home, e quasi tutti i pomelli che voglio personalizzare li acquisto da Zara Home, perché hanno dei pomelli davvero super carini. Come vedete, noi non abbiamo la TV perché non guardiamo quasi mai la TV, ma abbiamo il proiettore, che è questo affarino qua, che mettiamo poi nel tavolinetto e proiettiamo tutto in questa parete qui quando vogliamo vedere film, o comunque vogliamo collegarci al computer e vedere tipo grande schermo. E cosa guardiamo spesso? Quale serie? Game of Thrones! Sì. Poi il pezzo forte della stanza è questa lampada meravigliosa che non vedevo l'ora di avere, che è di Westwing. E mi piace proprio a livello di design, ci sono 24 lampadine, due dobbiamo effettivamente cambiarle, però insomma è bellissimo a colpo d'occhio vedere questa lampada che tende un po' al centro di questa stanza, perché la impreziosisce tanto. E nulla, adesso direi di procedere con la camera da letto. Questa è la nostra camera da letto, anche qui ci sono le travi bianche d'epoca, e c'è il parquet invece, che è un parquet d'epoca. Io adoro il parquet, quindi ero contentissima che almeno la camera avesse il parquet. Come vedete, il letto era già presente in realtà, la struttura del letto, noi abbiamo messo solo il materasso, insomma il bedding, i cuscini. Una volta il letto era tutto sul grigio, adesso ho cambiato e ho messo questo copripiumino che è di Primark, che è tutto bianco con delle righe, di un tessuto un po' diverso. Poi ho preso su Amazon questi cuscini che sono 60x60, sono color panna e sono in velluto, e da Zara Home ho preso questo con questo corallo, io adoro il mare, appena ho visto questo cuscino tutto argento e oro ricamato con le perline, me ne sono innamorata, quindi ho deciso un po' di cambiare il bedding e farlo tutto sul bianco e sul panna.
I comodini che vedete sono dei comodini che ho preso su Amazon, hanno costato davvero pochissimo, hanno costato 30 euro e non sono super stabili in effetti, però sono molto carini. Queste sono di Ikea, le bajour sono bajour di Ikea che già avevamo, quindi le abbiamo portate qui, quindi in realtà niente di particolare. Questo è lo specchio che avevamo appeso a Milano sopra il divano, che adesso invece abbiamo deciso di appendere. Mi si vede! Ciao Ricky! E questa cassettiera qui è della linea Hemless di Ikea. Sto ancora valutando se cambiare i pomelli, penso li cambierò, ma se aspetto a fare tutte le cose che ancora in realtà voglio fare in questa casa, questo home tour non lo vedevate più, quindi intanto ve la faccio vedere. Questi invece sono i miei portagioie, sempre di Zara Home, tutti specchiati. E le tende, come vi dicevo, sono le stesse che abbiamo in salotto. E da questa parte invece è il mio angolino lavoro, la scrivania è di Ikea, la sedia invece è di West Wing. E questo specchio l'avevo ordinato, se non sbaglio, da Privalia. È al momento lo specchio che utilizzo per farvi vedere i miei look of the day, anche se in realtà ho già visto dove comprare uno specchio super mega enorme che non so ancora se mettere in camera o di là, in modo da poter farvi vedere gli outfit con più comodità. E che dire, poi vi faccio vedere l'armadio. Abbiamo ordinato da Ikea due armadi su misura. Questi due armadi sono separati, ma li potete anche unire. Abbiamo un altro armadio nell'anticamera che vedrete tra poco. E insomma, sono veramente soddisfatta. Quindi, insomma, la nostra camera l'avete vista. Andiamo adesso verso l'anticamera. Venite. Questa è una sorta di anticamera e una sorta di cabina armadio, la chiamo io, perché questa è tutta la mia zona. Qui c'è un armadio identico all'altro, solo che tutti i dettagli sono dorati, quindi i pomelli sono dorati, è dorata anche questa lampada di West Wing che mi piace tantissimo, come vedete richiama la lampada che abbiamo messo nel soffitto. Come noterete, la struttura della casa è una struttura particolare perché è una casa antica, c'è una metratura, è una casa con quasi 100 metri quadri, però gli spazi sono sfruttati in maniera particolare, quindi questa è un'anticamera che non ha una luce naturale diretta. Io la utilizzo proprio come cabina armadio, quindi questo è un altro armadio tutto dedicato praticamente ai miei vestiti. Qui metto tutte le borse, ho messo qui questo vassoietto con tutti i profumi, delle rose. Questo è un appendice, è uno stand dove metto dei vestiti, o magari se abbiamo ospiti appoggiamo altri vestiti. Poi magari lì ti fai vedere questa poltroncina di cui sono innamorata. Questa qui è una poltroncina di Calvin and Sabdal, che è un brand inglese che fa queste cose un po' ispirate al vintage. Anche la poltroncina ha i piedini dorati che richiamano l'oro dei pomelli, l'oro della lampada e l'oro anche del puff. Questo qui è di West Wing e nulla, quindi questo è un po' il mio angolino, una sala così di passaggio, diciamo. Abbiamo mantenuto poi qui questa cassettiera, che è una cassettiera di Ikea che già c'era nella casa, non l'abbiamo acquistata noi, che io sfrutto per mettere tutti i miei prodotti beauty, quindi creme, make up e così via. Però è il forziere dei tesori. Quando arriva qualche tua amica qui, è sempre... Cioè, prendono sempre qualche regalino, qualcosa, perché qui tengo tutto, veramente, un paradiso, il mondo dei balocchi per il make-up e la beauty. Però ecco, mi raccomando, se per caso ce l'avete, fissatela assolutamente al muro, perché se aprite i cassetti ogni tanto può, come si dice, cioè, può essere pericoloso. Sì, non è stabile. È quella famosa che Ikea ha richiamato, poi ha detto che bisognava metterci esatto. I fissaggi. Noi eccetera. Dobbiamo ancora fissarla, ma se avete bambini o animali... Mi raccomando, fissatela assolutamente al muro. Adesso vi faccio vedere la stanza, che sono veramente più contenta di farvi vedere. Direte, ma che cosa sarà mai? È semplicemente il bagno, ragazze. Questa casa ha un bagno, essendo una casa d'epoca, con una struttura davvero particolare, magari qualcuno potrebbe dire non comodissima, in effetti, ha un bagno che è molto piccolo e cieco, perché una volta non davano tanta importanza ai bagni, all'igiene. E la prima volta che abbiamo visto questa casa, il bagno era davvero condizioni veramente terribili, era assolutamente inagibile. Abbiamo deciso di sistemarlo assieme al proprietario della casa per renderlo un po' più carino. Quindi io sono davvero super contenta di come è venuto, ma è un bagno semplicissimo. Ma se siete curiose e scoprire un po' di più su come fare un bathroom makeover, nel mio blog elisabettapissone.it trovate, ed è già uscito, un articolo dedicato proprio nello specifico a questa stanza, perché io sono davvero super soddisfatta. Vediamo un po' cosa abbiamo combinato.
bagno com'è ora e adesso qui o da qualche parte vi metterò delle foto di come abbiamo trovato il bagno in origine. Aveva delle mattonelle tutte gialle, ricolorate mille volte, molto vecchie, c'era un pavimento verdone che veramente non andava bene, dei sanitari assolutamente inagibili. Quello che noi abbiamo fatto è cambiare tutti i sanitari, la doccia è l'unica cosa che è rimasta, anche se i vetri dovrebbero essere cambiati perché c'hanno delle macchie che purtroppo non vanno via. Abbiamo reso tutto molto più luminoso, ricolorando, non cambiando le mattonelle, ma ricolorandole tutte quante di bianco per dare luminosità a uno spazio che comunque è piccolo. L'unica cosa originale che abbiamo mantenuto è questo specchio che corre tutto lungo la parete. Quindi appunto quello che abbiamo fatto è stato ricolorare tutto, non l'abbiamo fatto direttamente manualmente noi, ma ci siamo affidati ad un esperto perché è un lavoro che va fatto bene con precisione. E poi abbiamo ricoperto il pavimento con un pavimento in similegno PVC color un grigio quasi nero che andava a contrastare il resto del bagno, insomma, circostante. E poi abbiamo aggiunto una mensola che è sempre la Hemness di Ikea, dove abbiamo insomma aggiunto delle ceste, delle cose che ci servono per il bagno, e anche appunto il lavandino è un lavandino di Ikea, molto carino, sempre della linea Hemless, che si sposa bene con il sapore della casa e poi con anche la cassettiera che abbiamo in camera. Però per tutti i dettagli su questa stanza vi rimando al mio blog elisabettapistorio.it, dove potrete trovare qualche informazione un po' più tecnica. Passiamo adesso alla cucina, venite con me. Intanto anche la Minu ci sta seguendo. Minu, vuoi venire anche tu? Questa è la cucina e vabbè, in questa parete abbiamo messo altri 3 quadri di disegno con delle stampe vintage. Mi piaceva l'idea, non è stata un'idea mia, di metterli in orizzontale per andare a creare più movimento in questa parete. Secondo me non sarebbero stati benissimo uno di fianco all'altro. In diagonale? In diagonale, sì, ho detto orizzontale. Sì. Ecco, li ho messi in diagonale, quindi 1, 2, 3 e li ha appesi ricchi con davvero, esatto, tantissima precisione. La cucina purtroppo non l'abbiamo arredata noi, cioè la cucina c'era già, ma non l'abbiamo scelta noi. Adesso ve la farò vedere. Qui c'è la porta, un'altra porta d'ingresso, dalla quale di solito entriamo solamente noi se abbiamo la spesa, se abbiamo valigie, eccetera. La Minu ha appena scoperto che lei di solito non esce mai, ma di fianco abbiamo un'altra porta che adesso non vi faccio vedere, che sale nella nostra soffitta, dove abbiamo tantissimo spazio per mettere valigie, tutte insomma cose in più, ma non vi porto perché è veramente un casino. Però a lei piace andare a visitare la soffitta e quindi ogni volta insomma ha sempre voglia di farsi un giretto fuori. Ad ogni modo, questa è un'altra porta d'ingresso che utilizziamo solamente io e Ricky. Allora, questo è un altro pavimento d'epoca, questo qui giallo, che a noi sinceramente non piace, però appunto essendo una casa in affitto, questo c'è e questo ci teniamo. Anche la cucina non l'abbiamo scelta noi, però qui ci voglio spendere due parole perché appunto la cucina era una cucina, vi metterò la foto, veramente troppo moderna, troppo basica. Se avessi potuto scegliere io la cucina da zero, avrei scelto sì una cucina bianca, ma con delle linee molto più classiche, un po' più coccole, un po' più nordiche, che si sposassero meglio con quello che è insomma il contesto e lo stile della casa. Purtroppo già c'era, questa era già presente, essendo una casa non di proprietà non l'abbiamo né potuta né voluta cambiare. Sinceramente l'unica cosa che ho fatto è stato cambiare i pomelli, che erano delle maniglie lunghe in acciaio, anche un po' pericolose, non particolarmente appunto qui classiche coccole, cambiando i pomelli e prendendoli sempre da Zara Home. Quindi ho preso dei pomelli bianchi e argento che andassero poi a richiamare questa striscia così argento che già c'era e che ahimè non possiamo modificare. Essendo appunto una cucina d'epoca, la nostra cucina in realtà la usiamo anche un po' come lavanderia, anzi senza un po', perché il bagno è talmente piccolo, è un bagno piccolino nel quale non ci sta la lavatrice e l'asciugatrice. Quindi da questa parte abbiamo messo c'è la lavatrice, l'asciugatrice, la lavastoviglie, c'è tutto. Idealmente qui andrebbe costruito una copertura in legno fatta bene per andare a coprire questi elettrodomestici, ma anche qui se aspettavo che la casa fosse davvero super pronta, questo è un tour non l'avreste mai visto, quindi per ora insomma li teniamo così e poi vedremo come eventualmente sistemare.
Il tavolo che vedete è il tavolo che avevamo a Milano. Volendo possiamo anche aprirlo, possiamo mangiarci insieme, ma noi in realtà devo dire che la cucina la usiamo gran poco. Numero uno, perché non siamo dei grandi chef, non ci piace tanto cucinare, ma poi perché comunque sia colazione che pranzo che cena, sia che siamo da soli, sia che abbiamo dei parenti o degli amici, mangiamo sempre nella sala principale. Però appunto devo dire che la cucina è davvero grande ed è, insomma, molto molto comoda. Qui abbiamo tutti i nostri, questo è il nostro angolo caffè, il nostro angolo tè, il tostapane, poi abbiamo lo spremi agrumi e l'estrattore che ci hanno regalato per Natale, che è fantastico perché ci facciamo un sacco di succhi super buoni e super sani. Questa mensola già c'era e nulla, io ho messo questa stampa che sempre di disegno, Coffee Guide. Qui c'è un'altra clessidra, io adoro le clessidre, adesso la giro. Questi sono due cesti che abbiamo preso da Tiger per mettere dei detersivi, delle cose insomma in più della cucina. E vabbè, da questa parte invece c'è questa scaletta che già avevamo a Milano originariamente era in camera nostra. Abbiamo messo questo cactus, dei libri di cucina, un altro vasettino di West Wing che dovrò riempire con un'altra pianta e nulla. E poi in realtà questa è un'altra mensola che è qui da penso 4 mesi, che Riccardo non ha mai avuto voglia di appendere, quindi ormai secondo me sta meglio così, sì, appoggiata. Lui dice che secondo lui sta meglio così, ma perché non ha voglia di appenderla, però idealmente questa andrebbe qui, ma ormai è 3 mesi che è così, ormai è diventata una tradizione che questa mensola sia appoggiata al termosifone, quindi ce la tengo qua, ragazzi, cosa dobbiamo dire? E nulla, ragazze, io spero tantissimo che questo home tour vi sia piaciuto, eravate super curiosi e spero soprattutto di avervi dato qualche ispirazione utile per arredare le vostre case, in affitto o meno, i vostri salotti, le vostre camere, eccetera. Cercherò di mettere più link possibili riguardo ai mobili che avete visto, che vi ho mostrato, nell'info box qui sotto, e se volete più dettagli circa il makeover del bagno trovate un articolo dedicato sul mio blog, che è elisabettapissoni.it. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su e condividetelo anche con nei vostri social o con i vostri amici, parenti o amiche, se pensate che possa dare loro qualche ispirazione. Grazie per essere venute a trovarmi e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!